Buongiorno e benvenuti a Un Caffè Con. Ogni settimana prendiamo un caffè, purtroppo per il momento è virtuale, con imprenditori, manager d'azienda e accademici, utilizzando quella che è ritenuta in Italia la pausa per eccellenza per parlare con le eccellenze protagoniste del nostro mondo, delle aziende e della finanza italiana. Oggi incontriamo il nostro amico e ospite Massimo Mancini. Ciao Massimo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Massimo è un manager conosciuto e di grande esperienza. Ricordiamo il suo background: è stato partito da CFO di Buongiorno UK, diventando poi Managing Director di Docomo Digital Fintrade. Per poi salire, diventare vicepresidente e direttore generale di una quotata, anche consigliere d'amministrazione di Giglio Group. E con lui oggi parleremo di corporate governance, quale fattore critico di successo. Normalmente si parla molto spesso di corporate governance, da un punto di vista teorico è chiaro, ma parliamo con te, Massimo. Dal punto di vista interno, e come lo spiegherebbe? Che cos'è la corporate governance per un non addetto? Ma guarda, hai ragione, molte volte noi parliamo, facciamo riferimento alla corporate governance come a qualcosa, un sistema molto grosso di procedure, regole, posizioni, codici. È vero, è tutto questo, ma questo insieme di regole molte volte viene visto come non tanto un ostacolo alla normale vita dell'azienda, quanto ad un appesantimento delle attività. Questo è un luogo comune che dobbiamo assolutamente sfatare, invece la corporate governance, se fatta bene, può essere un tratto distintivo delle imprese. Dall'interno, quello che noi dobbiamo così raffigurarci della corporate governance è come uno scheletro, lo scheletro che tiene unito tutti i vari punti dell'azienda. I muscoli, gli organi, chiaramente i muscoli, il business è la cosa più importante, è quello che fa andare avanti il corpo, ma lo scheletro è quello che unisce tutti i punti dell'azienda. Ecco, pensare alla corporate governance come qualcosa che pervade qualunque punto dell'azienda è il modo corretto di interpretare il nuovo modo di pensare la corporate governance, qualcosa che pervade ogni punto dell'azienda. La corporate governance è relativa a chiunque all'interno dell'azienda, a qualunque livello professionale, a qualunque persona all'interno dell'organizzazione. Tutti devono partecipare allo sviluppo della corporate governance. Ecco, ma se noi dovessimo pensarla e spiegarla, corporate governance e business sono due mondi paralleli, sono due mondi che si parlano, si integrano. Come lo potresti spiegare? Ah, devo dire che erano due mondi paralleli. Fino a 10-15 anni fa, sicuramente la gestione dell'impresa, il governo dell'impresa era qualcosa di molto distaccato dal business. Alla fine, la corporate governance, fino agli anni, ai primi anni 2000, era fatta da pochissimi organi di controllo e di gestione all'interno delle aziende. Il consiglio di amministrazione molte volte era autoreferenziale, per cui le decisioni venivano ratificate all'interno del consiglio di amministrazione e quindi non era un luogo di gestione, non era un luogo che raccoglieva competenze diverse che contribuivano alla formazione di una decisione, di una strategia. E poi c'era il collegio sindacale, che era un organo che interveniva ex post, quando le cose erano già avvenute, per cui non si poteva incidere particolarmente. Oggi il sistema invece di corporate governance è un sistema dinamico, è un sistema che si plasma intorno al business, non prende il posto del business, ma aiuta a, come dire, a portare avanti l'obiettivo dell'azienda. Secondo me, il punto veramente di contatto odierno tra
corporate governance e gestione del business è una parola magica, molte volte anche abusata di questi tempi, che è la sostenibilità. Cioè il fatto che la corporate governance possa rendere sostenibile nel tempo il business, beh, questo è un valore aggiunto che probabilmente qualche anno fa non veniva ben valutato, ovvero il business come l'impresa, come un progetto di lungo termine. E la corporate governance, la corretta adozione di presidi di controllo e di mitigazione dei rischi può consentire che l'impresa possa avere uno sviluppo e un futuro. La grande, come dire, avanzamento degli ultimi anni in tema di corporate governance, che tale da far diventare ormai una funzione di business, è che le stesse persone, individui, organi che compongono l'assetto della corporate governance parlano il linguaggio del business. Non è più qualcosa di competenza di qualche avvocato o di qualche commercialista. Oggi abbiamo delle figure all'interno del perimetro della corporate governance molto specifiche, figure molto specialistiche e con delle competenze evolute. Questo perché una volta che entrano all'interno dell'impresa devono necessariamente correre e conoscere il business in modo tale da poter portare veramente valore. Quindi sei d'accordo che la governance può veramente trasformarsi in un fattore anche differenziante all'interno della competitività? Sicuro, cioè secondo me è proprio, lo si vede in questi mesi, lo si vede nel momento della crisi, quando si ha un'azienda che è governata, che ha dei protocolli di emergenza, ovvero che ha delle procedure di finanziamento, delle procedure di controllo dei rischi, è possibile gestire in maniera estremamente rapida emergenze come quella attuale del Covid-19, che è enorme. Di fronte a emergenze di questa entità è necessario avere società con un'organizzazione molto flessibile e pronta a rispondere a problemi di questa entità. Faccio un esempio: in questi tempi, con un'emergenza non solo sanitaria, ma economico e finanziaria, è necessario avere rapporti con la parte finanziaria, col mondo finanziario, per accedere a finanziamenti, per accedere a moratorie, per accedere a nuovi progetti. Ecco, se non si hanno i presidi in essere, bilanci trasparenti, audit e quant'altro, ecco che si hanno dei problemi in fase di richiesta e ottenimento di questi fondi. Quindi, come dire, in questo momento probabilmente le società che sono strutturate e organizzate anche con dei presidi di corporate governance evoluti possono avere un vantaggio competitivo. Certo, sistemi di controllo interno generano trasparenza. Assolutamente. Ma, parlando di corporate governance, spesso pensiamo a grandi imprese, quasi come se fosse un gioco riservato ai grandi, no? Ma invece guardando a uno small cap, dove tra l'altro molto diffuso all'interno dell'Italia, ma dove altrettanto la governance e i sistemi di controllo interno sono importanti, possono essere solo degli adempimenti burocratici e costi o può avere un valore aggiunto? Ma guarda, secondo me, questo è anche della mia esperienza, la corporate governance, se io devo vedere nella curva di efficienza di tutti i modelli di corporate governance applicate alle imprese, è proprio nelle imprese di media dimensione, quelle che in Italia sono l'ossatura della nostra economia, quelle che vanno dai 10 ai 50 milioni di euro di fatturato, ce ne sono migliaia in Italia e sono eccellenze mondiali. Ecco, esattamente queste sono le società dove una corporate governance di un certo livello può essere estremamente positiva e portare dei benefici. Ripetevo prima l'esempio attuale. Proprio nei momenti di crisi, con le small cap, le società di media dimensione che hanno
tutto a posto in termini di controllo dei rischi, possono accedere direttamente a finanziamenti oppure possono veramente prendere l'interesse di fondi di investimento per poter portare avanti progetti di investimento al di là dell'attuale emergenza. Quindi è una corporate governance di livello, di trasparenza, di procedure, di rischi sotto controllo, secondo me sono proprio un fattore distintivo che fa molto bene alle imprese di media dimensione, che sono esattamente quelle l'oggetto dell'economia italiana. Quindi secondo me sì, le due cose si possono parlare e l'auspicio è che veramente tutte le aziende possano dotarsi di strumenti man mano più sofisticati di controllo, di gestione, di controllo dei rischi, di audit interno, fino ad arrivare ad una governance con dei consigli di amministrazioni anche compositi, con delle competenze di business e con dei contributi esterni. Ecco, secondo te, considerando anche qual è il nostro tessuto economico italiano, caratterizzato molto spesso da società con un forte imprinting dell'imprenditore, imprenditoriale, dove l'imprenditore stesso gestisce l'azienda, la governance in questi casi può essere una contraddizione o è un aiuto anche per loro? Allora, sicuramente è difficile dire o far capire quanto è l'importanza di una iniziare un procedimento, una procedura di adozione di presidi di corporate governance un po' più evoluti. Allora, diciamo che dobbiamo innanzitutto staccare il concetto di impresa da quello dell'imprenditore. L'impresa è qualcosa creato dall'imprenditore, ma deve vivere di una vita propria, proprio perché come dire, viviamo in un'economia complessa dove ci sono clienti, fornitori, dipendenti, società, comunità. Quindi lo vediamo esattamente in questo momento di crisi in cui le società sono richieste di essere attive all'interno del proprio tessuto economico. D'altra parte l'imprenditore è l'anima dell'impresa, è stata creata da lui, probabilmente è colui che ha portato l'idea innovativa all'interno dell'impresa, è colui che conosce molto bene il prodotto, è colui che conosce molto bene i mercati. Molte volte penso sia l'imprenditore stesso che abbia il beneficio di avere un sistema di deleghe in essere, proprio perché si deve focalizzare sulla parte più importante per lui, laddove veramente può dare un valore aggiunto all'impresa. Ecco perché si vuole focalizzare esclusivamente nello sviluppo del business, per esempio, o nello sviluppo tecnologico dell'azienda, e iniziare a delegare ad un sistema di controllo, un sistema di esecutivo, un po' di potere e di gestione. Per fare questo non è sufficiente una delega ad un amministratore delegato, ad un amministratore. Questo si chiama managerializzazione ed è un'altra cosa. E invece dare un affidamento ad un sistema piuttosto complesso che possa, come dire, contenere i rischi e consentire all'imprenditore di fare altro. Faccio altri esempi, per esempio. Prego, prego. No, scusami. No, dicevo che un esempio classico è l'area amministrativo-finanziaria. L'imprenditore ha da un po' di anni capito che è necessario adottare un livello professionale più elevato all'interno della propria struttura economica. Quindi ha abbandonato l'ufficio della contabilità e del cassa e banche e ha creato una vera e propria direzione finanziaria che non è altro che un centro servizi per l'impresa e per l'imprenditore capace di trasformare l'impresa in un prodotto da vendere anche agli altri stakeholder. Per fare questo bisogna avere trasparenza, bilanci certificati laddove sia richiesto o anche laddove non sia richiesto, ma probabilmente è un fattore anche quello di differenziazione rispetto ad altre società, positivo. Quindi non è una contraddizione, molti imprenditori hanno già avviato un processo in questa direzione. C'è una squadra, che la squadra è quello che è la forza.
l'interno. Ma... Ecco, un altro aspetto che volevo valutare con te è questo. Secondo te, posto che la squadra all'interno dell'azienda è importante, un contributo esterno, quindi utilizzo di specifici supporti da parte di esperti, consulenti, può essere utile anche nelle società di small cap o più fortemente marcate dall'imprenditore? Qual è il mix migliore? Allora, difficile dire qual è il mix. Ci sono tanti fattori che devi prendere in considerazione per fare una scelta. E poi è un processo che costruisci pezzo per pezzo, non è che compri completamente tutto l'assetto e lo installi all'interno dell'azienda. È qualcosa che col progredire della crescita dell'azienda installi successivamente. Devo dire che si stanno in questo momento sviluppando delle figure estremamente specifiche che è difficile produrre all'interno dell'azienda per un motivo molto semplice, una questione di tempo e di costi. Quindi non è possibile in tempi rapidi acquisire delle competenze interne, svilupparle e portarle a livello di procedura, di codice, un livello minimo di competenze e conoscenza che comunque queste figure specifiche richiedono. Quindi il ricorso a delle consulenze esterne, a dei professionisti esterni è assolutamente auspicabile. Può essere il modo per iniziare un processo che porta ad una completa internalizzazione delle figure e delle procedure. Detto che molti di questi soggetti o procedure devono avere un carattere di indipendenza notevole, quindi il contributo esterno dà per, come dire, per certo l'indipendenza del proprio giudizio. Per cui, come dire, è un mix di tanti contributi, caso per caso va visto. Faccio un esempio, ma può essere l'internal audit, ma può essere anche quello che oggi è il responsabile del trattamento dei dati, quello che qualche anno fa si faceva riferimento ad un'altra legge. Oggi gran parte delle aziende, quasi tutte, hanno un'anima digitale. È necessario, secondo legge, avere un responsabile di questi, del trattamento di questi dati, deve essere qualcuno che ha un background legale, ma deve essere anche qualcuno che conosce molto bene la tecnica. Ecco, queste sono figure che si stanno sviluppando sul mercato, che internamente è difficile da portare avanti. Certo, quindi certo. È veramente un mix. Andrei avanti per ore, ti ringrazio, so che dopo hai un successivo impegno, quindi ti ringrazio anche del tuo tempo, sperando poi di vederti fisicamente più presto, per prenderci un buon caffè e che dell'Italia veramente si riprenda alla grande. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Grazie Massimo, grazie del tuo grazie tempo. Grazie a te, grazie per questo. Ci vediamo presto. Sicuro. Grazie ancora, grazie. E buon proseguimento. Grazie.